Si respira un'aria di ottimismo a Montreux in Svizzera, dove sono in corso gli incontri tra USA e Iran sul programma nucleare di Teheran. In patria l'intesa si dà per certa. In un discorso pubblico l'ex presidente Rafsanjani dice che un accordo è vicino. Sulle rive del lago Lemano anche il ministro degli esteri Javad Zarif esprime caute e aperture. Bisogna certamente andare avanti e, come abbiamo detto tante volte, è necessaria una presa di coscienza politica sul fatto che il solo modo di andare avanti è quello di negoziare. Dal canto suo, il segretario di Stato USA, John Kerry, ha messo dei paletti sostenendo che Washington lavora sì per un accordo, ma non ad ogni costo. Il lavoro delle delegazioni verrà discusso giovedì, quando il tavolo verrà allargato ai paesi del gruppo 5 più 1. Allora.